Come fare per viaggiare in modo economico nel 2022, ma anche nel 2023, nel 2024, negli anni successivi? Intanto la risposta alla domanda se è possibile farlo è sì, sicuramente sì, anche ora, anche nel 2022, negli anni che arriveranno, anche dopo 2 anni di pandemia, con due dovute premesse importanti che ti farò a breve, ma è assolutamente possibile farlo e lo vedremo punto per punto in maniera strategica in questo video. Prima di iniziare, però, ti ricordo di iscriverti a Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale che in un certo modo ti aiuta anche a risparmiare quando viaggi, perché ci sono a parte anche degli sconti all'interno, però ti diamo un sacco di consigli da local, da gente che vive sul posto, destinazione Italia, destinazione mondo, expat, corsi di crescita personale, corsi di tanti tipi all'interno. Intanto entra nella parte completamente gratuita e comincia a orientarti per vedere quanta roba bella, bella, bella c'è all'interno. Come detto all'inizio di questo video, ho due premesse importanti da fare. La prima riguarda i termini. Se parliamo di low cost, di viaggi economici, è tutto molto relativo. Quello che può essere economico per me potrebbe essere carissimo per te. Quello che è economico per te potrebbe essere veramente ancora troppo caro per altre persone. Insomma, il termine low cost, il termine economico è decisamente relativo. In questo video non andrò a parlarti di prezzi. Perché? Perché sostanzialmente è tutto molto relativo. Parliamo di modi per risparmiare, di modi per sicuramente trovare tariffe più basse. Ho fatto un video dove parlavo e dividevo le varie sezioni di un viaggio: voli, autonoleggio, trasporti, cibo, eccetera. Un video completissimo a settembre 2021, è ancora altrettanto valido, assolutamente valido. Te lo metto qui sotto in descrizione, te lo faccio passare qui sopra perché completa questo video assolutamente. Se hai già visto quello là, riscoprilo, riguardalo, segui i vari punti. Se non lo hai ancora visto, guarda per intero questo video fino alla fine, perché è importante guardarlo fino alla fine. Poi passa all'altro, che è una specifica ulteriore. Andiamo più ancora all'interno e dividiamo le varie categorie. La seconda premessa è di carattere filosofico. Se sei una persona che dice: ma se devo viaggiare rinunciando a qualcosa o adattandomi un secondo, capisci che non è questo il tuo video. Se il tuo pensiero è: ma se io devo viaggiare così non viaggio, perfetto, è una tua idea, è assolutamente giusta, assolutamente accettabile da parte mia questa tua obiezione, però non è il tuo video. Questo non è assolutamente il tuo video, quindi blocca qui, è inutile che perdi altro tempo. Il tempo è prezioso. Questo è un video per chi vuole risparmiare, per chi vuole capire come si risparmia in viaggio, per chi vuole capire quali sono le parti del viaggio che si possono adattare un attimo per risparmiare. Quindi, se per te la vacanza è: ho messo da parte i soldi e me la godo, tanto di cappello, sono assolutamente d'accordo con te, ma questo non è il tuo video. Il primo punto che andiamo a trattare è l'adattabilità. Adattabilità, cosa intendo con questo termine ameno? Intendo che ti devi adattare nel senso che non hai una grandissima possibilità di scelta se vai a prendere alcuni tipi di periodo per la destinazione. Se tu devi per forza viaggiare in determinate date, orari e periodi dell'anno, allora ti devi adattare alla destinazione, devi fare una ricerca sulle destinazioni che in quel periodo per te obbligato sono destinazioni economiche. È inutile pensare di risparmiare, di viaggiare in modo economico pensando di andare in un'isola tra luglio e agosto, in un'isola europea, Baleari, Grecia. Non è possibile, ti stronco le gambe immediatamente. E sono qui, non ti voglio alimentare fantasie, non voglio fare il blogger o lo youtuber che ti racconta fandonie. No, non risparmierai. Sicuramente potrai trovare destinazioni meno care di altre, ma viaggiare in modo economico non è possibile in quei periodi, in quelle date. Quindi l'adattabilità, ovvero andare in mete che normalmente non sono così gettonate durante un certo periodo dell'anno, potrebbe essere un'ottima idea e un ottimo consiglio per risparmiare. Ad esempio, se vai in Est Europa d'estate,
sicuramente non ti costerà tanto. Se vai al mare d'estate ti costerà un botto. E questo che intendo per adattabilità non significa andare a rinunciare a destinazioni meravigliose, significa andare a scegliere destinazioni che non sono super richieste in quel periodo dell'anno, in quei determinati periodi dell'anno. Legata stretta stretta a doppio filo all'adattabilità abbiamo il secondo consiglio è la flessibilità. Flessibilità è legato a doppio filo perché parliamo appunto di date, di orari di partenza. Se vuoi partire il venerdì e rientrare la domenica per fare un weekend, ti costerà quasi sempre molto di più che riuscire a partire il giovedì e rientrare il lunedì, oppure partire il venerdì e rientrare il lunedì, oppure partire il giovedì e rientrare la domenica. È chiaro, sono tutte combinazioni che fanno sì che se tu hai la possibilità di essere flessibile, capisco che tutti abbiamo ferie relative e che non puoi prendere e il weekend è classicamente incastrato bene, ma la logica è che più sei flessibile, più viaggi in modo economico. Non è un segreto, l'avrai letto e sentito in mille salse, ma per questo non vuol dire che non sia vero, anzi è assolutamente vero. Preso un volo il venerdì e rientrare la domenica, capisci che sarà sempre, comunque e dovunque la soluzione peggiore che tu possa fare. Se riesci a viaggiare in fra la settimana sarebbe veramente figo, se riesci a partire un martedì e rientrare un venerdì sono straconvinto che riusciresti a risparmiare di brutto brutto brutto. Ma per flessibilità si intende anche dimenticarsi di certe destinazioni in certi periodi dell'anno che sono alte e altissima stagione. Dimentica le Baleari, dimentica la Grecia, dimentica queste destinazioni mare estate. Lo so, bisogna andarci d'estate, ma se vuoi fare queste destinazioni non puoi viaggiare in modo economico. Se invece in questi periodi dell'anno di alta e altissima stagione, se a Capodanno scegli di andare in una destinazione che potrebbe essere magari una villa in campagna, un soggiorno in borghi, eccetera, eccetera, sicuramente spenderai meno che a stare in una città grande, medio grande, di cultura, o se vuoi andare al caldo, o se vuoi andare magari in Est Europa, che comunque, o in una grande città europea, che comunque è molto gettonata in quel periodo. Insomma, per i primi due punti, adattabilità, flessibilità si devono incastrare, devi sempre stare attento, attenta a ciò che vai a fare. Va bene, ma io non riesco mai ad andare nel posto che sogno. Lo so che no, questa è un'obiezione chiara, cristallina, a cui io non posso dire niente. No, ci puoi andare, devi però prenotare con determinato anticipo. Devi avere ben chiaro che in quel periodo in cui tu andrai non è economico. Quindi l'unico modo che hai per abbattere quei costi è prenotare in maniera diversa. Vuoi andare in Grecia a luglio o agosto? Prenota a gennaio. Prenota il volo a gennaio, almeno con il volo non spenderai tanto. La struttura cercala prima che puoi, anche quella a febbraio devi averla già se vuoi andare in un'isola greca. Idem alle Baleari, tu ti risolvi i problemi e sicuramente trovi tariffe che non sono quelle che troverai da aprile in poi, dopo Pasqua sostanzialmente, diventa veramente ingestibile e incomprabile. Monitora i prezzi per un determinato periodo, soprattutto parlo di lungo raggio. Se vuoi andare in una destinazione di lungo raggio, monitora i prezzi con mesi di anticipo e se vedi che quel prezzo comincia ad avere un sentore di acquisto, nel senso che se per te quel costo va bene, compralo. Non aspettare che crolli, perché nel 99% dei casi non crollerà mai, per cui compra quella tariffa. Insomma, monitora un attimo i prezzi, cerca di anticipare molto le prenotazioni per quanto riguarda destinazioni in periodi molto molto richiesti e cerca di essere più flessibile che puoi. Torna alla flessibilità qui. Anche se parti in alta stagione, partire comunque in fra la settimana ti costerà meno, quindi cerca di essere più flessibile. Se vai in ferie il tuo ultimo giorno, il venerdì, non partire il sabato. Io lo so che vuoi goderti ogni giorno di ferie, ma se parti il sabato ti tolgono un rene. Magari parti il lunedì. Ecco, prepara tutto e parti il lunedì. Sicuramente spenderai meno. Andiamo avanti con il punto numero 3. Diventa minimalista. Diventa un minimalista o una minimalista. Anzi, ti fa bene in qualsiasi modo, però minimalista, se sei minimalista, spendi meno. Viaggi in modo più economico. Come? Perché? Quando? Insomma,
Voi avete ben chiaro come funzionano le tariffe aeree nell'ultimo periodo, negli ultimi anni? Benissimo, funzionano che più bagagli avete, più pagate. Ci sono compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, in cui i bagagli costano veramente tanto. Se mandate un bagaglio in stiva, vi tartassano. Quindi attenzione, più minimalisti siete, meglio è. Più risparmiate, più viaggiate in modo economico, più diventate low cost, meno inquinate, di tutto e di più. È meglio diventare minimalisti. Potete lavarvela la roba, potete prendervi dietro un pezzo di sapone solido e lavarvela. Non dovete prendervi dietro 40 magliette, no, non servono. Non dovete prendervi dietro 10 vestiti, non servono. Anche perché poi quei 10 vestiti non li mettete, ve lo garantisco. Tornate a casa con metà della valigia pulita. Parlo per esperienza personale, per anni ho fatto così. Mi raccomando, minimalismo non dico che deve essere per tutti, lo capisco. Ma se vuoi viaggiare in modo economico è un modo veramente valido, è un consiglio assolutamente valido per spendere meno. Andiamo avanti con la fuga dall'overtourism. Overtourism è l'eccesso di turismo. Se tu scegli una destinazione sulla bocca di tutti, scegli la destinazione super instagrammabile nel periodo più instagrammabile dell'anno, tu capisci che troverai 70 milioni di persone in quel luogo. Ma trovare 70 milioni di persone in quel luogo significa che tutta la recettività, tutte le strutture, tutti i ristoranti avranno prezzi eccessivamente prezzolati. Avranno prezzi gonfiati alle stelle. Questa è la legge di mercato. Fuggi le destinazioni che subiscono overtourism durante certi periodi dell'anno. Se vuoi andare, tolto il periodo pandemico, se vuoi andare in una città d'arte il primo di maggio, sei straconvinto, ti convinco io, devi essere convinto che spenderai di più che se ci andrai magari un sabato fuori dal periodo dei ponti. Sicuramente spenderai meno. Perché? Perché la richiesta è molto di più. In quel periodo non troverai offerte, anzi ci sarà overtour, non troverai posto, e non trovando posto, i pochi posti che ti offriranno saranno super costosi. E ti garantisco un'altra cosa, dal mio cuore, se trovi una destinazione che abbia anche degli alloggi a buonissimo prezzo ma subisce l'overtourism in quel periodo, quegli alloggi saranno quasi certamente dei tuguri, oppure quelle esperienze che hai prenotato saranno di scarsa qualità. Te lo garantisco. Questa è una regola del mercato turistico. Fuggi l'overtourism. Fuggi i luoghi più richiesti nel periodo in cui sono più richiesti. Goditi quei luoghi quando non sono così richiesti. Ci sono periodi dell'anno in cui determinati luoghi splendidi non sono così richiesti. Insomma, se a Pasqua vai al lago di Braies, non ti puoi lamentare che trovi tutto caro, eh? Questa è la logica. Al lago di Braies ci puoi andare un martedì di luglio, ci sarà pieno lo stesso, ma sicuramente non ci sarà il boom del 2 di giugno. Forma mentis numero 5, perché queste sono quasi forme mentis, la frugalità. Non sto parlando di fare vita monacale, non stiamo parlando di essere novelli monaci chiusi in cellette, no, sto dicendo che la frugalità nelle cose da vedere non è più quasi accettabile a livello di turismo moderno, voler vedere più cose possibili nel meno tempo possibile. Ci torneremo in quel luogo, e se non ci torneremo, amen. Tanto se guardiamo 20 cose in un weekend, se viviamo 20 esperienze in un weekend, di quelle 20 esperienze, proprio per una questione di tempi, di godimento del tempo che tu dedichi a quella cosa, te ne ricorderai forse mezza nel giro di un anno. Se ti godi invece 3 esperienze di quelle 20 che dovevi fare, quelle 3 le farai bene, quelle 3 le digerirai, quelle 3 le godrai nel momento in cui le fai. Per cui frugalità nelle cose da fare. Basta liste, basta miliardi di cose da fare. Se decidi di essere meno lista, no, vedo quel museo, poi esco, mangio lì, poi dopo vado a fare una passeggiata là, poi ho quell'esperienza lì, poi devo fare quello, poi devo fare quell'altro, poi devo fare quell'altro ancora. Capite che andate anche a risparmiare, viaggiate in modo molto più economico perché avete meno cose da fare. Cosa vi serve vedere il Louvre 2 ore? Cosa avete visto al Louvre 2 ore? Io non voglio sminuire, sono stato anch'io in quel periodo di tempo ridicolo al Museo del Louvre.
Il Museo del Louvre, per essere visto bene, cioè, te lo dicono tutte le guide che ti accompagnano al Museo del Louvre, stando 15 secondi davanti a ciascuna opera, 15 secondi, non un minuto, ci vorrebbero 2 anni forse per vedere il Museo del Louvre, ok? Quindi che cosa noi pensiamo di vedere in 2 ore? O abbiamo un'idea di cosa vedere e abbiamo un percorso già fissato in testa, veloci andiamo e vediamo ciò che ci interessa, una parte di una ala del museo e va bene, ha un senso perché conosciamo quello che vogliamo andare a vedere, ma altrimenti possiamo evitare il Museo del Louvre, a meno che non decidiamo di dedicargli una giornata intera. Sicuramente non vedremo l'intero Museo del Louvre, ma una giornata intera al Museo del Louvre potrebbe essere una scusa per immergersi veramente nella storia, nell'arte. 2 ore non servono a niente, e così tantissime altre esperienze. Quindi facciamo una valutazione di ciò che vogliamo vedere. In una giornata abbiamo un blocco di ore, se quelle blocco di ore lo spezziamo in piccole parti di mezz'ora o di un'ora o di 2 ore, in viaggio non riusciamo a vedere nulla. Godiamoci quelle 3-4 esperienze in un weekend, se andiamo via un weekend, godiamoci quelle 3-4 esperienze che sono magari anche vicino a dove abbiamo preso l'alloggio, nel quartiere in cui siamo, cerchiamo di vivere da local. Questo vale anche per, non so, chi fa trekking, eccetera. Magari fate qualche chilometro in meno, a volte c'è questa mania di dire ho fatto 20 chilometri in questo weekend, ho fatto 20 chilometri al giorno in questo weekend, non ha molto senso, magari fate meno chilometri, arrivate meno lontano di dove volevate arrivare, fate un trekking in meno, però godetevi, fermatevi un attimo a godervi quello che state facendo. E sicuramente diventa anche un modo più economico, che è l'obiettivo di questo video, per viaggiare, perché se faccio 20 esperienze, me ne godo e me ne ricorderò 3, facciamone 3 bene e ne risparmiamo 17, perché 17 non ne facciamo, sto esagerando, però la base è questa, avete capito. Numero 6, ultima forma mentis, è il viaggiare senza fronzoli. Senza fronzoli, una volta no frill, veniva utilizzato anche per i voli low cost, si chiamavano compagnie no frill all'inizio, Ryanair eccetera. Che cosa intendo per senza fronzoli? Cerchiamo di non usare tutte le opzioni possibili che una città ci dà. Vado ancora più al pratico. Le card delle città, le card dei trasporti, la domanda che ti faccio è: ti servono veramente? Potrebbe essere che, muovendomi a piedi perché ho deciso di essere frugale e faccio solo 3 esperienze e magari ho bisogno di, non so, 3 o 4 biglietti della metropolitana, mi costano meno che una card. Oppure mi posso muovere tanto a piedi perché tutta la roba che ho deciso di vedere è non lontano dal mio hotel, da dove alloggio, dal mio appartamento, dalla struttura che ho scelto in cui dove alloggiare in quel weekend, in quella settimana. Ecco, facciamo delle valutazioni su le opzioni che aggiungiamo al viaggio. A volte si pensa di aver risparmiato tanto con il volo e con l'hotel e poi si carica l'esperienza di opzioni di tutti i tipi. Noleggiare una bici, questa è un'altra idea, costa sicuramente meno che una card e ti devi fare la domanda: posso raggiungere tutti i luoghi che voglio raggiungere con la bici? Morirò a farlo? La città si presta? Se tutte queste risposte sono sì, ma perché non noleggi una bici? È decisamente una migliore esperienza rispetto a viaggiare in metropolitana o in bus, soprattutto in metropolitana che stai sottoterra. Ma detto questo, è molto meglio la bici. Per cui fai una valutazione delle opzioni che ti servono. A volte non servono nemmeno opzioni e i tuoi piedini possono essere il motore migliore per la tua vacanza. E anzi, fai un sacco di attività fisica che, come dico sempre, aiuta a smaltire tutto il cibo che poi potrai andare a mangiare. E soprattutto puoi risparmiare lì per investire appunto magari in street food, mercati, cibo, eccetera, eccetera. Con queste 6 modi di approcciarsi alla ricerca di un viaggio e alla vita di un viaggio, sicuramente si può viaggiare in modo economico anche nel 2022, nel 2023 e negli anni successivi. E non stai rinunciando più o meno a nulla di quello che il viaggio ti può veramente regalare. Anzi, tante delle cose che ho detto che non andrebbero fatte sono cose che il viaggio in realtà fanno sì che non te lo godi davvero, come vedere 30 cose in un weekend o in una settimana.
non ha nessun senso sostanzialmente. Quindi questi modus operandi che io ti ho consigliato non vanno nel tecnico, non parlo di noleggio auto, non parlo di card specifiche, non parlo di voli aereo come tariffe prenota il mercoledì invece del sabato, anzi sono tutte cazzate, le abbiamo viste, però di base ti sto dicendo che se ti approcci in modo diverso è possibile e come essere low cost e viaggiare in maniera più economica e viaggiare secondo me anche meglio, perché qui non sto parlando di denaro, non avendo parlato di denaro, per me economico, come ho detto all'inizio, potrebbe essere un economico che per te non è, e per il ragazzo di 20 anni economico potrebbe non essere quello che è per te. Ecco, è molto importante questa cosa, e non significa che non si goda il viaggio. Di nuovo ti ricordo Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia. Veleggiamo veloci verso i 600 iscritti nella parte principale completamente gratuita. Ti ho già detto tutto prima, e se vuoi dare un'occhiata e prendere un po' di orientamento, link qui sotto in descrizione, ti iscrivi, è completamente gratuito, e poi ci vediamo all'interno della piattaforma. E se questo video ti è piaciuto, ti è tornato utile in qualche modo, un pollicione su aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice, per questo già ti ringrazio. Se non sei ancora iscritto o iscritta a questo canale, è molto importante che te lo faccia ora con la faccina sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano e buoni viaggi economici a tutti.